Buonasera e benvenuti a Naturalis. È iniziato l'anno nuovo e la redazione di Anthropos ogni settimana cercherà di farvi conoscere le eccellenze sia in campo ambientale, sociale che medico all'interno della nostra regione, ma soprattutto nella città di Torino. Sentiamo che cosa ci raccontano i nostri ospiti. Enzo B è un'associazione nata ormai 20 anni fa da un gruppo di famiglie che aveva un sogno che in questi anni è riuscita a portare significativamente avanti, quello di una vita di carattere comunitario ma in una città come quella di Torino, non in campagna o fuori dalla realtà. E per realizzare questo sogno, questo gruppo di persone, amici che si sono anche alternati durante gli anni, ha avuto l'idea di realizzare appunto un piccolo villaggio in città, ed è questo villaggio che oggi vi portiamo a conoscere. Eccoci adesso al nostro centro di riabilitazione equestre, un'idea che mette insieme la passione per i cavalli di alcuni soci di Enzo B con l'idea di offrire un'attività come quella ippica a persone meno fortunate, i nostri amici portatori di handicap che frequentano ormai da anni questo centro per attività sia di carattere riabilitativo che sportivo. L'ipoterapia è fondamentale poter disporre di un locale coperto e chiuso come questo, proprio perché l'attività ippica svolta con ragazzi disabili, diversamente da quella tradizionale, è fatta a un passo lento, non come questo bellissimo cavallo che ora galoppa, e durante l'inverno, durante le stagioni fredde, è difficile quindi poterla svolgere se non ci sono delle condizioni come queste di una struttura al chiuso. La struttura è... Adesso sono 10 anni che qua, diciamo, siamo partiti praticamente da zero e siamo riusciti a ricavare, io dico, questa bomboniera, perché insomma in centro di Torino, in città, lo spazio era quello che era, ma siamo riusciti a creare questo posto che è un posto nato prevalentemente per i ragazzi disabili, quindi per ragazzi adulti con problemi di handicap, e poi aperto anche ai normodotati. A noi piace pensarla così, no? Solitamente è il contrario, invece a noi piace pensarla che e sono i normodotati che devono chiedere permesso ai ragazzi con problemi. Poi negli anni il centro ippico è cresciuto e allora abbiamo avuto la possibilità anche di realizzare quest'altro impianto, un campo coperto ma aperto che ci consente di svolgere attività integrativamente all'altro, al campo chiuso, durante tutto l'anno, anche d'estate, con un riparo dal sole e allo stesso tempo una protezione rispetto alla pioggia o altri eventi atmosferici. Vi presento Willow, questa signorina di quasi 2 metri di altezza al Garrese, è uno dei protagonisti del nostro centro ippico. I cavalli per l'ipoterapia devono avere sicuramente un'ottima scuola di base, perché l'andamento del cavallo è fondamentale per la terapia per i ragazzi disabili, ma devono avere soprattutto un'indole e un carattere mansueto. I cavalli sono adattissimi a questo genere di attività perché sono tra gli animali più sensibili, colgono in un modo molto preciso lo stato d'animo di chi li cavalca. Magari sgroppano e si disfano di un cavaliere nervoso che li tratta male, ma spesso si mettono in protezione e in difesa di ragazzi che sentono più deboli, come molti dei nostri ragazzi disabili. Il villaggio è sempre in movimento e ogni anno si aggiungono ospiti e iniziative. Questa è una delle ultime, una comunità per ragazzi disabili fisico-motori, affiancata da 5 alloggi in cui ragazzi sempre con disabilità fisico-motorie ma con un più ampio grado di autonomia potranno vivere anche in coppia, assistiti però dagli operatori che seguono i ragazzi ospiti della comunità al loro fianco. Un progetto di autonomia innovativo e che punta all'integrazione reale, non solo formale, dei ragazzi con disabilità. Questa è la comunità Strana Idea, una comunità per minori tossicodipendenti. È una delle 2 comunità esistenti in Italia. Il programma dura intorno ai 24 mesi e l'obiettivo è il recupero totale del ragazzo. Per quanto sia una comunità terapeutica, facciamo sempre di tutto per rendere all'interno un clima familiare. Grazie a IKEA, che ci ha aiutato a arredare la struttura, l'abbiamo resa ancora più calda. Vi abbiamo mostrato il centro di riabilitazione equestre, avete potuto camminare all'interno del chiostro che rappresenta il centro di accoglienza per mamme con bambine, donne che sono spesso in difficoltà e che trovano in questo luogo di Torino un momento di calma per ricostruire una propria autonomia. Siamo partiti dall'Ulivo, che è al centro del nostro villaggio, e finiamo questa nostra passeggiata in quella che noi chiamiamo la sala comune, cioè il luogo dove le famiglie e gli ospiti della comunità
si trovano, a volte per mangiare, a volte per festeggiare, ma anche a volte per affrontare i problemi della vita quotidiana, come succede in una casa allargata, accogliente, che è accogliente anche per chiunque voglia venirci a visitare e a impegnarsi in attività di volontariato. Vi aspettiamo.